TV. Wiggle. 09 Studio oggi è felicissima di accogliere e raccontarvi un evento di portata nazionale che si svolge a Noto e di cui noi come Web TV siamo felicissimi di essere media partner. Parlo di Vola Libero, in studio qui con noi, oltre a Corrada Vinci che è ideatrice e coordinatrice dell'evento, abbiamo un bel gruppo che è lo staff tecnico e organizzativo della manifestazione. Allora Corrada, noi ci rincontriamo per, come dire, si sta avvicinando ormai, diciamo, siamo a circa 2 settimane dall'inizio, perché Vola Libero si svolgerà dal 22 al 30 novembre, ricordiamolo, a Noto, e tu in quanto ideatrice e coordinatrice ci hai fatto già, come dire, una bella introduzione di quella che è la manifestazione nello scorso servizio per chi ancora non lo conoscesse, e in questo secondo incontro è interessante invece approfondire, dato che è uscita la brochure con il programma ufficiale, a questo punto approfondire quello che è il main, il cuore della manifestazione, quelle che sono le novità di questa 7ª edizione. Allora, la novità più importante di questa 7ª edizione è che i ragazzi diventano sempre più protagonisti, ad iniziare dalla copertina della brochure che è stata disegnata da una ragazza della 5ª A del liceo artistico di Noto che si chiama Vanessa Floridia. Poi è stata creata una sezione che si chiama Dai ragazzi ai ragazzi, dei ragazzi di alcuni licei, questo è il primo anno e saranno i ragazzi del liceo classico Quintiliano di Siracusa e del liceo di scienze umane Regina Margherita di Palermo, presenteranno dei lavori che hanno fatto ai loro coetanei. Quindi li si rende particolarmente protagonisti perché sono interagiscono. Sono protagonisti, proprio dai ragazzi ai ragazzi, i lavori che hanno prodotto, l'esito di progetti che hanno svolto durante l'anno, che hanno sempre comunque come argomento dei libri, perché il liceo Quintiliano di Siracusa ha tradotto degli atti sul martirio di Santa Lucia, e invece il liceo di Palermo ha creato dei libri sulle personalità illustri siciliane che magari non hanno avuto nel tempo il giusto riconoscimento. Quindi hanno un importante momento di confronto con questi lavori che loro, certo, hanno svolto. E l'idea è quella che questi progetti possano diventare da stimolo per le altre scuole, per gli altri ragazzi, per fare attività proprio che riguardano anche la produzione di libri, perché i nostri ragazzi sono sicuramente in grado di fare delle ricerche, di fare delle riflessioni e di scrivere dei libri. Perché Vola Libero in effetti poi come cuore, no? Come scopo ha proprio questo di non solo portare, come dire, incentivare anche alla lettura i ragazzi, ma a renderli protagonisti sotto anche l'aspetto della scrittura, perché appunto ci sono anche dei concorsi, no? Sì, l'idea è quella di staccare l'idea del libro da qualcosa di prettamente scolastico, che magari per i ragazzi viene visto un po' come più noioso, come legato ad un dovere. Il libro invece è uno scrigno, il libro è uno scrigno effettivamente da scoprire, da riscoprire e magari diciamo che in questo periodo, in una società fatta di altro tipo di comunicazione, è stato un po' messo da parte e trascurato, quindi sarebbe forse il momento di rivalutarlo. È un po' come quella bellissima frase di Umberto Eco che ha ricordato Cettina Raudino in sede di conferenza stampa, quando ha detto appunto che il libro è come il cucchiaio, è necessario, cioè come si fa prescindere. Infatti. E poi terzo aspetto interessante, quest'anno tu sei anche curatrice di un libro che appunto è uscito in questi giorni, verrà presentato a Vola Libero. È stato presentato durante la conferenza stampa, si chiama Happy Hour con gli dèi, è un libro che nasce con il patrocinio dell'UNESCO Sicilia e l'idea è quella di incuriosire i ragazzi sui siti UNESCO della Sicilia, che sono 7 ed è la regione che in Italia ha il più alto numero di siti UNESCO, proprio per rivalutare quell'idea di orgoglio, di sicilianità
che ci appartiene, perché la Sicilia non è la terra legata alle fiction, la Sicilia è una terra fatta di cultura, fatta di storia. Ecco, che i nostri ragazzi riacquistino questo importante senso di identità. Direi che questo è veramente di ha un'alta valenza, perché i ragazzi in questo modo riscoprono anche i siti che insistono sul nostro territorio. E poi altra scommessa interessante è il fatto che il libro è stato edito dalla casa editrice Melino Nerella Edizioni, che è una casa editrice locale, quindi, come dire, tutto torna e insiste sul nostro territorio. Certo, noi abbiamo tutte le potenzialità per poter dire la nostra, per quale motivo non utilizzarle? Assolutamente. Allora, Piero Giaratana, presidente della Proloco Noto. Allora, Piero, abbiamo circa 200 eventi spalmati in 9 giorni. Spiegaci più o meno in cosa consistono, perché poi è molto interessante l'aspetto anche multidisciplinare al quale si rivolge la manifestazione. Perché se partiamo noi, che quasi la maggior parte dei laboratori di manipolazione, eccetera, è dedicato esclusivamente ai bambini, sia dell'infanzia che delle elementari, quindi le prime fasce. Poi abbiamo laboratori, incontri, presentazione di libri e quant'altro che riguarda invece quelle delle scuole medie e le superiori. Da premettere che tutte queste manifestazioni è abbastanza complicato, perché dobbiamo distribuirle su circa 10 location, non è che abbiamo tante location a disposizione. È interessante, perché molti pensano che magari tutto si svolga in un'unica sede a Noto, invece no. È bellissimo perché viene abbracciata tutto il paese. Utilizziamo tutti i locali a disposizione da parte del comune, qualcuno della parte della curia, e poi ci sono i locali dell'associazione turistica Pronoto, quindi li abbracciamo quasi tutti. Anche perché Noto ha questo potenziale, ha tantissimi bei palazzi da mostrare e far conoscere. Sale pure per accogliere tutte queste persone. L'aspetto più, diciamo, eclatante di quest'anno, oltre ai nomi famosi, dimentichiamo sempre la serata finale. La serata finale, quest'anno ci abbiamo lavorato tantissimo per renderla quella che sarà. È una sorpresa. Noi avremo come personaggio Dante Cigarrini, che è un ventriloquo che farà impazzire dalle risate i bambini innanzitutto, e poi coinvolgerà tantissimo anche i grandi. Quindi si chiuderà in bellezza con uno spettacolo brillante, particolare, ecco. Quest'anno. Bene, io passerei il microfono a Valentina Alfò, che si occupa delle prenotazioni delle attività, perché ovviamente, come appunto Piero stava anticipando, gli eventi sono tantissimi, i laboratori sono tantissimi e ci vuole un bel lavoro di coordinamento svolto ormai da diversi anni da Valentina e anche da Beatrice. Voi siete la segreteria che si occupa della prenotazione delle attività. Sì, sono ormai parecchi anni che ci occupiamo dell'organizzazione, di come spalmare poi in tutti i laboratori le varie scuole che chiamano. Come prima c'è stata un'organizzazione da parte di Corrado e di Piero Giaratana, dopo viene a noi il compito di dare la possibilità a tutte le scuole che chiamano del circondario, ma non solo, di dare la possibilità di accedere a questi concorsi, conferenze e laboratori. Anche perché ricordiamolo, le scuole e le scolaresche, insomma, chiamano e partecipano da tutta Italia. Sì, sempre questa cosa appunto è andata sempre crescendo. Io appunto, che con la mia collega che non è qui, Beatrice Giusto, ci occupiamo quasi dall'inizio di questo compito, abbiamo notato questo, che è andata aumentando la richiesta non solo dalla parte delle scuole di Noto, ma dalla provincia, della regione e fuori regione. Ricordiamo l'anno scorso sono venute scuole di Milano, Roma. Ora ci aspetteremo anche questo in sede di prenotazione, perché partiranno quindi a giorni. Quindi immagino la difficoltà per accontentare tutti nella... Sì, perché come parlavano prima abbiamo sì tante location, ma per alcune eventi il numero è limitato. È limitato, certo, molto limitato. Ovviamente. Quando vengono persone importanti, illustri, personaggi illustri, come sarà quest'anno di nuovo Bertinotti, o qualche anno fa è stato personaggi importanti,
i posti che abbiamo sono pochi, certo, è molto gettonati, molti, quindi insomma la gestione, e quindi dobbiamo dire alcune volte di no, e si crea una lunga lista d'attesa, pari quasi a quante persone accedono poi alla fine alle manifestazioni. Bene, tu sei affiancata da Stefano e Maria Rosa, Stefano Oddo, sì, e Maria Rosa Filangeri, che sì, hanno un compito altrettanto fondamentale nell'organizzazione, che è quella, come l'aspetto bellissimo dell'accoglienza, quindi voi vi occupate di accogliere queste persone, soprattutto i non residenti a Noto, sì, quindi sì, chi sì, viene da fuori, quindi da fuori Noto in generale. E, Stefano, qual è il vostro format, se vogliamo, no, nello svolgimento di questa accoglienza? Allora, noi aspettiamo i ragazzi, le scolaresche in villa comunale, e da lì poi le accompagniamo nelle varie location. Devo dire che ci divertiamo durante il tragitto, che parliamo, i ragazzi sono molto ma molto interessanti. Anche comunque, perché voi accogliete ragazzi, cioè si va dall'infanzia ai ragazzi alle superiori, sì, anche le università, quindi sono un gruppo eterogeneo, ecco, sì. E come si mostrano? Cioè, nel senso, loro hanno questo entusiasmo nei confronti delle attività? Ma sono veramente felici di vivere questa esperienza, perché la conoscenza è una cosa importante, quindi insomma offrire questa cosa è veramente interessante. E Maria Rosa, a te volevo chiedere, appunto, rimarcando questo concetto, l'aspetto umano, quindi tutte queste le fasce d'età di questi ragazzi arrivano in un centro storico bellissimo, barocco, come quello di Noto, che vedono per la prima volta. Sì. Qual è il loro stupore, immagino, la loro sono meraviglia? Sono molto curiosi, vogliono sapere i monumenti, quando sono stati fatti, oppure curiosi di girare un po' per il paese. Noi prima li accompagniamo ai vari laboratori, perché ci sono degli orari da rispettare. Poi magari alla fine facciamo fare un giro per il paese, ma sono sempre così gioviali, e infatti noi ci divertiamo tanto insieme a loro e ci trasmettono molte emozioni. Quindi è molto bello questa cosa di unire l'entusiasmo verso la manifestazione unito alla scoperta di un centro storico, sì, che vedono per la prima volta, e che è veramente stupendo. Allora, Eraldo Dato invece ha in mano, diciamo, l'aspetto tecnico, sì, che diventa fondamentale in una manifestazione di questa portata, dislocata tra varie location, ognuna con il proprio service, immagino. Sì, quindi il mio compito è quello di assicurare al laboratorio e a chi lo fa l'aspetto tecnico che gli serve. Magari alcuni hanno bisogno del videoproiettore, alcuni no, alcuni solo dei microfoni, alcuni solo degli strumenti come per fare danza, perciò per musica. Grazie a Dio abbiamo 200 laboratori, ma solo 10 location, quindi è più facile amministrare la cosa. E deve funzionare tutto alla perfezione, in modo rapido, immagino. Allora, io per concludere tornerei su Corrada, ripetiamo, l'altra volta abbiamo dato il dato e la cifra di quello che sono gli ospiti, che sono veramente nomi straordinari e che voi regalerete per 9 giorni alla città di Noto, e non solo, perché ovviamente possono accedere tutti agli incontri. Vogliamo ricordare un po' qualche nome degli ospiti? Sì, abbiamo quest'anno Alessandro Quasimodo, Don Fortunato di Noto, Carla Vistarini, abbiamo Pier Giorgio Di Freddi, Paolo Crepè, Lorenzo Del Boca, Vauro, Olivia Robbea, e presenterà il suo libro anche Fausto Bertinotti. Sia Crepè, inoltre, oltre a incontrare ragazzi, farà un corso di formazione su genitori e figli, la sfida educativa. Anche questo ritengo che sia importante in una manifestazione che si occupa dei ragazzi, dare anche spazio ad attività di formazione per insegnanti e anche genitori. Assolutamente, caso diventa un'interazione. Un completamento, certo, del percorso. Perfetto, quindi che aggiungere? Dal 22 al 30 novembre vi aspetta questa meravigliosa manifestazione a Noto di portata nazionale. Noi l'avremo proprio qui vicino casa e ne siamo felici. Woo-hoo!
09 TV, Sicula Web Television.